Come si fa ad assaggiare il nocino? Qua vedete che io ho una fonte indispensabile, che è una candela. In realtà il tavolo dovrebbe essere un tavolo bianco, ma siamo in un ordine abbastanza antico e quindi abbiamo anche strumenti antichi. L'acqua. Voi calcolate che durante il palio ogni sera vengono assaggiati. Questo palio parte appunto a novembre e finisce il giorno di San Valentino, il 14 di febbraio. Ogni sera vengono assaggiati da 6 a 7 nocini, quindi tra un nocino e un altro occorre fare una piccola pausa, un piccolo break, bere un po' di acqua e mangiare, se uno vuole, qualche cracker. Come mai facciamo un palio che cade, scade e consacra il miglior nocino proprio il giorno di San Valentino? Perché esiste un'antica usanza che ancora adesso viene utilizzata a Modica in Sicilia durante i matrimoni, in cui lo sposo butta innanzi alla sposa le noci perché hanno un significato prolifico. E quindi noi come ordine abbiamo deciso di coronare appunto il miglior nocino il giorno degli innamorati. Allora, questo che voi vedete è un matraccio. Un matraccio è un contenitore, come vedete, anonimo, in cui sopra c'è solo un numerino e in cui viene versata una quantità di nocino. Tutti i nocini che ci vengono presentati durante il palio vengono anonimizzati. Che cosa vuol dire? Che la presidente dell'ordine del nocino, in un quadernone che è in un libro, che è qualcosa di assolutamente segreto, scrive nome e cognome della persona che porta il suo nocino e quel nocino avrà un numero, che è il numero poi che noi troviamo sul matraccio. Questo librone viene aperto solo il giorno della finale e ahimè, come ho detto prima, io che sono sia strega sia vicepresidente, ho l'onore di bere in anteprima il nocino che ha vinto il palio, perché appunto con la presenza della presidentessa posso farlo. Allora, matraccio, un po' di nocino, la scheda. Questa scheda, che appunto arriva a casa ogni concorrente, è una scheda che è una scheda di valutazione. Si compone delle qualità visivi, olfattivi, gustativi e sensazione finale. Allora, il nocino va fatto girare il matraccio per guardare i visivi. Dei visivi a noi cosa interessa? Interessa la densità del nocino, interessa il colore e interessa la limpidezza. La densità è quanto, io ve lo dico in parole molto brevi, però è quanti secondi il nocino, facendolo roteare, rimane attaccato alle pareti del matraccio. Il colore, parliamo di un liquore di noci, quindi deve essere, per avere un bel nocino, deve essere di un colore bruno, carico, brillante. La limpidezza, un nocino non deve avere delle particelle in sospensione. Andiamo al secondo parametro di valutazione, olfattivo. Si apre il matraccio, lo si annusa, prima pochi secondi, poi un po' più a lungo. E gli olfattivi vanno fatti non rimanendo troppo col naso sul matraccio, perché la sensazione che vale sono le sensazioni che valgono sono le prime. Noi valutiamo l'intensità, quindi se un nocino ha un bel bouquet di profumi, e la persistenza dell'odore di noce. Gli olfattivi sono importantissimi per la valutazione del nocino, appunto perché qualche nocino, adesso sempre in numero minore, però i primi anni che facevo parte della commissione di assaggio ne sentivo molti di più, presenta delle anomalie. Le anomalie possono venire dal fatto che le noci sono state raccolte in anticipo, oppure sono state raccolte troppo mature,
che il luogo di conservazione non era un luogo adatto, ad esempio la botte non era stata spurgata in maniera corretta, e che lo zucchero è stato messo, una quantità di zucchero è troppo elevata e quindi il nocino è troppo dolce, che sono state messe delle spezie non gradite. Ci tengo a dirvi che quello che io vi sto dicendo è come annusiamo, come valutiamo il nocino all'uso modenese. Quando mi arrivano dei campioni da altre parti d'Italia, ad esempio me ne sono arrivate anche dalla Campania, dalla Sicilia, anche dalla Svizzera, quando mi arrivano questi campioni, naturalmente a volte qualcuno sale molto nella graduatoria del paglio, qualcun altro purtroppo viene penalizzato, perché ai nostri assaggiatori è stato insegnato ad assaggiare, essendo una scuola, in un determinato modo. Andiamo all'ultima parte della scheda. L'ultima parte della scheda è la parte relativa ai gustativi. Si versa una quantità minima di nocino su un cucchiaino, lo si assaggia e si puliscono le pareti della bocca. Dopodiché se ne assaggia una quantità superiore, cercando di imperniare tutte le pareti della bocca appunto di questo liquore, in modo tale che tutte le papille gustative intervengano e agiscano e mandino dei messaggi al cervello. Come valutiamo il nocino ai gustativi? A noi interessa il corpo e la pastosità, che è la quantità praticamente di tempo, di secondi, e la rotondità in bocca del nocino, il sapore di noce, che deve essere un sapore gradevole, e l'armonia. Probabilmente è il parametro più importante della scheda di valutazione. L'armonia che cos'è? È la commistione, è l'unione tra lo zucchero che noi utilizziamo per fare il nocino e l'alcol buon gusto 98 gradi che utilizziamo sempre per fare questo liquore. E, tra di loro devono essere un nocino armonico, un nocino in cui non prevale il dolce come non prevale il gusto di alcol, ma le due sensazioni si uniscono in maniera appunto armonica. E perché dico che forse la sensazione più la caratteristica più importante da valutare? Perché è proprio sull'armonia che molti nocini vengono penalizzati. Ritengo però che i nocini che ci vengono presentati, l'ho detto all'inizio di questa intervista, sono nocini all'uso familiare e quindi occorre che piacciano alle famiglie che ce li presentano. L'unico nostro vezzo è quello di scrivere nelle osservazioni generali di questa scheda se proprio ci sono delle caratteristiche che non sono consone per il nocino. Del resto io, andando su internet, ho trovato circa 2000 ricette e secondo me se avessi il tempo di fare un giro da tutte le famiglie di contadini troverei tantissime ricette che sono state lasciate dalle nonne. Il mio messaggio quindi come vicepresidente è un messaggio molto semplice e mi piacerebbe che voi che mi state guardando mi contattaste e mi piacerebbe soprattutto che i giovani riniziassero a fare il nocino. Il nocino fa parte della nostra storia. Non vi preoccupate, anche io i primi anni che ho fatto il nocino non vi dico dove arrivate in graduatoria, se erano 700 campioni probabilmente è arrivato 702, però sto imparando a farlo. Anche questa è un'arte che merita amore, che vuole passione alla base e ci vuole del tempo per imparare a fare un buon nocino. Però è talmente piacevole poterlo bere sia d'estate fresco, se vogliamo, come aperitivo, come fine pasto, sia d'inverno caldo, come io lo consiglio, come dopo pasto, che la fatica che si fa per imparare a farla per me viene sicuramente superata dall'entusiasmo che questo liquore dà. Grazie a tutti voi.